Si è chiusa a Roma la due giorni degli Stati Generali dell'Educazione Ambientale organizzati dal Ministero dell'Ambiente e che ha portato alla stesura della Carta sull'Educazione Ambientale e sullo Sviluppo Sostenibile. Un grande traguardo, ma anche un punto di partenza che, spiegano le parti, non finirà chiuso in un cassetto, come spesso purtroppo accade. In questi due giorni abbiamo fatto un buonissimo lavoro. Abbiamo fatto lavorare le istituzioni, la società civile, i ragazzi, per tirare fuori delle buone idee, per approfondire i temi e tirare fuori delle buone idee. Nel frattempo abbiamo trovato risorse con il MIUR, col Ministero dell'Istruzione, 20 milioni e soprattutto una grande collaborazione col Ministero dell'Istruzione. Adesso bisogna mettere a frutto tutto questo, bisogna trasformare queste buone idee che abbiamo in pratica e soprattutto insegnarle agli studenti, perché educazione ambientale vuol dire questo, trasmettere a loro conoscenze, conoscenze importanti, che sono conoscenze ambientali che diventano indispensabili in questo momento anche per il loro futuro professionale. Loro nella loro attività lavorativa avranno a che fare con questi temi, li incontreranno e saranno determinanti per il loro futuro, quindi una doppia responsabilità. Non soltanto impegni però, ma anche risorse. 20 milioni di euro sono stati già stanziati e consegnati al Ministero dell'Ambiente da quello dell'Istruzione. Noi abbiamo commesso, lo dico come generazione e anche le generazioni precedenti alla mia, abbiamo commesso molti errori, non c'è dubbio, basta guardarsi in giro, basta guardare tutti i territori che dobbiamo bonificare perché abbiamo inquinato, basta guardare la mancata manutenzione del territorio. No, ne abbiamo fatti di errori, ecco, bisogna fare in modo che loro non li ripetano. Certo, noi forse una scusante ce la potevamo avere, non sapevamo fino in fondo, non avevamo fino in fondo le cognizioni scientifiche che oggi abbiamo, però se noi oggi da educatori con le cognizioni scientifiche che abbiamo non insegniamo loro a rispettare l'ambiente, questo è ancora più grave dei fatti che abbiamo commesso noi. I fondi, da oggi al 2020, provengono dal Piano Operativo Nazionale Scuola e serviranno alla realizzazione di progetti specifici per gli studenti. Sì, è un impegno che deriva dal nostro punto di vista dal primo comma della legge 107 della Buona Scuola, che prevede l'introduzione dell'educazione ambientale come uno dei principi guida, non concentrati in un'ora di educazione ambientale, ma diciamo trasversalmente distribuiti in tutta l'attività educativa dei nostri ragazzi, dalla scuola primaria fino ai più alti gradi dell'istruzione. Col ministro Galletti non poteva non esserci che questa alleanza forte. Il Ministero dell'Ambiente mette i contenuti, mette le azioni anche molto spesso empiriche, noi mettiamo la rete e la struttura scolastica a servizio di quella che credo che sia una missione della nostra società, cioè far crescere i nostri giovani con una cultura del rispetto dell'ambiente e della consapevolezza che è il patrimonio più importante, più prezioso che abbiamo nelle nostre mani. Questi 20 milioni servono per incominciare a portare nelle scuole l'educazione ambientale, prima di tutto formando i formatori. Noi abbiamo bisogno di avere anche dei buoni maestri, come si usa dire, dei buoni maestri ambientali in questo caso, quindi dobbiamo spiegare, insegnare agli insegnanti tutti i contenuti ambientali poi che diventeranno effettivamente il programma delle scuole. Poi avremo molti programmi specifici anche. Fondamentale anche la formazione dei formatori per far sì che l'educazione ambientale non si trasformi in una singola lezione ma sia trasversale a tutte le materie. Ogni volta che si parla di innovazione, anche di metodi e di contenuti come in questo caso, c'è bisogno di una classe di docenti che sia non abbandonata a se stessa, alla propria magari buona volontà individuale, ma sia inserita in un percorso di formazione strutturale e permanente. È quello che abbiamo fatto da quest'anno con 40 milioni all'anno per tutte le varie filiere formative dei nostri docenti, e quella dell'educazione all'ambiente e alla salute è uno dei filoni fondamentali. Quindi si passa da un'idea dei tanti microprogetti belli diffusi nelle scuole a un'azione di sistema che invece riguarda tutto il sistema educativo.